GF VIP, Ricciarelli smaschera Belli? Ecco il vero Alex, lui chiede di uscire. Al grande fratello VIP 6 Katia Ricciarelli sembra ormai aver perso la pazienza e, questa volta, si scaglia contro Alex Belli. Cosa sta accadendo dunque nella casa più spiata d'Italia? La cantante lirica non ci sta e dà una bella lezione al suo coinquilino, tanto che si accende uno scontro abbastanza infuocato tra i due. Nelle prime settimane, il pubblico di Canale 5 ha conosciuto una Katia molto tranquilla. Eppure ora pare che non sia più disposto a restare in silenzio, vuole dire anche lei la sua. E dopo la sfuriata improvvisa contro Carmen Russo, nel suo mirino finisce Belli. Il tutto accade quando il programma dà all'attore a Davide Silvestri e a Soleil sorge il compito di realizzare un brano ironico che descriva la situazione che c'è all'interno della casa. Per comporre questa canzone, i tre GFini scelgono di utilizzare un brano molto famoso di Lucio Battisti. Questa scelta non piace per nulla dalla Ricciarelli che, affiancata da Raffaella Fico, fa notare alcuni dettagli. Ebbene a infastidire la soprano è il fatto che la canzone composta dai tre suoi compagni d'avventura parla di eliminazioni e atteggiamenti poco carini dei concorrenti del reality. La cantante ammette di essere rimasta male e ne parla proprio con Alex Belli, il quale non riesce a mantenere la calma. Infatti, l'attore sbotta contro Katia furibondo. Innanzitutto, Alex dichiara di volersi tirare fuori da questo discorso, in quanto secondo lui non è possibile che il tutto non venga preso sul ridere. Invita così tutti a ironizzare un po' sulla cosa. Nessuno, secondo Belli, dovrebbe sentirsi preso in giro, in quanto si tratta di sdrammatizzare. Detto ciò, sente di avere la libertà di poter scegliere ciò che vuole. È una roba ingiusta? Mandatemi fuori perché non ce la faccio più, dichiara furioso Alex al GF VIP 6. Se non può esprimersi e cantare una canzone di me. Ah, allora sarebbe meglio per lui andare via, fatemi uscire. Non manca la replica, ovviamente, della Ricciarelli. Quest'ultima chiede all'attore di portare rispetto anche ai suoi coinquilini. A detta sua, ci sarebbe modo e modo di scherzare, non si può sempre scherzare recitando. La cantante colpisce ancora Alex facendogli notare che bisognerebbe essere più sinceri e meno attori. È certa che con lei l'attore sbaglia a gridare, in quanto quando qualcun altro grida, le viene automatico alzare la voce più degli altri. Finalmente è venuto fuori il vero Alex, prosegue Katia, che sembra non avere alcun pensiero positivo verso l'attore. Dalle sue parole si percepisce che la sua idea è proprio quella che Belli stia recitando e non sia sincero nella casa di Cinecittà. Dunque, ormai pare proprio che tra i due coinquilini sia ormai nato un certo astio. Sicuramente Alfonso Signorini parlerà di quanto accaduto nel corso della puntata che andrà in onda nella prima serata di domani. Bisognerà attendere per scoprire cosa avranno da dire i due sulla questione. 2. Beautiful anticipazioni, se hai la idea con passionali ma lui resta sconvolto. Tra piani subdoli e momenti passionali, con se hai la idea con ci sarà anche da ridere. Le anticipazioni americane di Beautiful mostrano i due in un momento di passione, che però fa parte di un piano. Il povero Sarpe si ritroverà stordito quando la Carter lo bacerà con passione mentre staranno cenando insieme.
Come già anticipato, i due criminali si alleano per raggiungere i loro rispettivi obiettivi. Mentre Sheila deve trovare un modo per eliminare Stephen e avere così un rapporto con il figlio ritrovato Finn, Deacon vuole stare a fianco a sua figlia Ophe. È la Carter a proporre allo Sharpe, appena uscito di prigione, di collaborare e unire così le forze contro i Forrester. Infatti, proprio lei ha in mente uno dei suoi folli piani per avere un posto nella vita di Finn Hines. Inizialmente, però, Deacon non approva. L'uomo si rende conto del fatto che l'alleanza con la Dark Lady potrebbe allontanarlo ancora di più da Ophe. Ma poi si lascia convincere dal fatto che insieme potrebbero effettivamente avere la loro vendetta sui Forrester e, allo stesso tempo, stare insieme ai rispettivi figli. Ed ecco che nelle prossime puntate americane di Beautiful arriverà il momento in cui metteranno a segno la loro prima mossa. Mentre saranno a cena, Sheila farà presente a Deacon che potrebbero essersi innamorati. Dopodiché, lo bacerà passionalmente. In questa circostanza, lo Sharpe apparirà davvero confuso e scioccato da quanto è appena accaduto, a tratti anche spaventato. Non sarà cosciente del fatto che proprio dietro di loro ci sono Finn e Ophe che avranno assistito alla scena. Ebbene, Sheila bacerà Deacon con lo scopo che i due loro rispettivi figli li vedano felici insieme. Inutile dire che Ophe e Finn saranno altrettanto sconvolti per ciò che hanno visto. Ed effettivamente la giovane Logan inizierà a nutrire dei seri dubbi su suo padre. Se fa coppia con Sheila vuol dire che non è davvero cambiato. Intanto, Deacon non avrà altra scelta che baciare la Carter, sebbene non abbia alcuna intenzione di avere questo genere di contatti con lei. Ma alla Dark Lady non importa cosa davvero Deacon provi per lei, ha solo bisogno che finga? Sembra che Sheila sarà convinta del fatto che mettere in scena questa assurda love story possa aiutare in qualche modo a entrambi. Questa non sarà l'unica mossa che la Carter metterà a segno nei prossimi episodi di Beautiful. Infatti, Sheila avrà come obiettivo quello di separare le due coppie Stephen e Finn e Liam Ophe. La Dark Lady vorrà far credere a suo figlio e alla Logan che tra la Forrester e lo Spencer sia scoppiata di nuovo la passione. Si pensa che addirittura Ophe e Finn beccheranno Stephen e Liam insieme, ma ovviamente si tratterà di un fraintendimento. Ed ecco che nelle prossime puntate americane di Beautiful arriverà il momento in cui metteranno a segno la loro prima mossa. Mentre saranno a cena, Sheila farà presente a Deacon che potrebbero essersi innamorati. Dopodiché, lo bacerà passionalmente. In questa circostanza, lo Sharpe apparirà davvero confuso e scioccato da quanto è appena accaduto, a tratti anche spaventato. Non sarà cosciente del fatto che proprio dietro di loro ci sono Finn e Ophe che avranno assistito alla scena. Ebbene, Sheila bacerà Deacon con lo scopo che i due loro rispettivi figli li vedano felici insieme. Inutile dire che Ophe e Finn saranno altrettanto sconvolti per ciò che hanno visto. Ed effettivamente la giovane Logan inizierà a nutrire dei seri dubbi su suo padre. Se fa coppia con Sheila vuol dire che non è davvero cambiato. Intanto, Deacon non avrà altra scelta che baciare la Carter, sebbene non abbia alcuna intenzione di avere questo genere di contatti con lei. Ma alla Dark Lady non importa cosa davvero Deacon provi per lei, ha solo bisogno che finga? Sembra che Sheila sarà convinta del fatto che mettere in scena questa assurda love story possa aiutare in qualche modo entrambi. Questa non sarà l'unica mossa che la Carter metterà a segno nei prossimi episodi di Beautiful.
Infatti, Sale avrà come obiettivo quello di separare le due coppie Steffa e Finelia Mope. La Dark Lady vorrà far credere a suo figlio e alla Logan che tra la Forrester e lo Spencer sia scoppiata di nuovo la passione. Si pensa che addirittura Hope e Finn beccheranno Steffa e Liam insieme, ma ovviamente si tratterà di un fraintendimento.